A questo proprio bisognerebbe dargli la patente dello stupido. Lo dico perché poi se pubblicherà sta roba sui social, lui e il suo compare, adesso stiamo cercando di identificarli. Ho mandato una pattuglia a vedere se per caso come ha fatto andare sul tetto. A parte che ha rischiato anche la vita, perché se vedete il tuffo, insomma. Però sono veri delinquenti che non si rendono conto del pericolo che creano alla città. Pensate se passa una barca sotto, perché se mi colpa io, pazienza. Io mi faccio appello alle persone, non fate a gara, dico ai ragazzi, non fate a gara, per fare qualche like in più sui social, fate stupidaggini qua. No, non l'abbiamo ancora identificato, erano in due però, perché c'era lui che ha saltato e l'altro sotto gli faceva il video, insomma. Per cui stiamo cercando di vedere dove abitano, dove sono venuti fuori, anche per capire come sono andati sul tetto. Denunciarlo più che possiamo, è che la legge è quella che è, insomma, cioè, purtroppo sono sempre denunce a piede libero. Però lo dico ai giovani, guardate che vi rischiate di rovinarvi la vita, però queste robe qua, quando sarà il momento, un domani, che dovrete vivere la vostra vita seria, poi verranno fuori queste stupidate che avete fatto e sono atti delinquenziali.